Affrontiamo l'argomento delle protesi mammarie. Ci sono due grandi categorie, le protesi rotonde e le protesi anatomiche. Noi, nella nostra, esperienza, preferiamo utilizzare le protesi tonde in quanto quelle anatomiche possono essere, soggette a dislocazione. Per quanto riguarda le protesi rotonde, abbiamo diversi profili, dal più basso al più alto, che scegliamo sia in base alla situazione anatomica di base della paziente, sia in base al desiderio o meno di riempire il polo superiore, della mammella della paziente, ed in tal caso scegliamo una protesi tonda a profilo alto. Abbiamo anche un'altra possibilità, che è la protesi ergonomica. La protesi ergonomica è una protesi tonda che in situazione eretta assume un profilo anatomico grazie al particolare gel contenuto all'interno della protesi che scivola verso il basso.